A partire da questo martedì alle ore 21, nuova trasmissione di Telefriuli realizzata con l'ente Friuli nel mondo. Andremo alla scoperta delle osterie del territorio. Sì, le osterie hanno rappresentato e rappresentano i luoghi di aggregazione del Friuli storico. Le osterie le troviamo in tutti i borghi, in tutti i paesi, solitamente vicino a un campanile, alla chiesa c'è sempre l'osteria. E come dice il buon Driussi, nelle osterie si faceva il sindaco, si fa ancora il sindaco, ma anche si sciolgono le amministrazioni comunali. In questa osteria, nel secolo scorso, i nostri emigrati hanno salutato i loro amici, i loro parenti, le loro mogli per emigrare nelle Americhe, emigrare in Australia, in Canada. In questi luoghi oggi li ritroviamo spesso con gli stessi arredi, con gli stessi gestori di seconda e terza generazione, sono qua a riaccoglierli. Ecco per questo l'ente Friuli nel mondo, con il sostegno della regione Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione del comune di Udine e la fondazione Friuli fra gli altri, ma anche con la grande partecipazione del Ducato dei Vini, del comitato difesa osterie friulane, col circolo della Morra, vogliamo rivivere queste osterie per dare questo segnale ai nostri friulani che queste osterie ci sono ancora, ad attenderli a braccia aperte. È un format sicuramente per la promozione turistica, ma sicuramente rivedremo tutti quei valori identitari che le hanno fatte grandi, i presidi enogastronomici. Ci siamo ancora, ci sono ancora e sono pronti ad attendervi. Pronte ad attendere i friulani che vivono in questo territorio, ma che ci aiutano in qualche maniera a stabilire, a mantenere vivo un contatto anche con tutti i friulani che sono nel mondo. Ma sicuramente questo sarà un format che sarà distribuito in tutti i 5 continenti, sui social, e quindi anche al nonno che può dire al suo nipote: guarda, Leo so in assutio, Leo è levi a zua di More, levi a zua di Briscole, le mi chattavi con i miei amici, vi ho che ancemò, va la chattale, viodile, andiamo a riscoprire questi magnifici luoghi.